Eccoci, eccoci con Marte Sport Live. Mertens che vuole restare a vita a Napoli, il derby Napoli-Salernitana a rischio, e poi c'è sempre il mercato aperto. Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Tony Mollà, i colleghi Andrea Falco e Raffaele Auriemma che mi hanno preceduto, insieme sino alle 14 subito il mercato tra un istante, quindi iscriveteci al 339-666-9990 o anche chiamateci in questo frangente allo 081-63-63-63 per rivolgere domande a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno. Ciao, siate clementi. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sai che non ti metterò mai in difficoltà, hai ascoltato io sì, invece un qualche domanda un po' così. No, si no, scherza. Loro. No, scherzo. Oggi parleremo ovviamente anche di Dries Mertens, questa intervista qui dello Sport, tra un po' vedremo anche Antonio Giordano, che ha altro atto d'amore, dichiarazione d'amore nei confronti del Napoli, resterei a vita, non mi interessano i dollari, voglio Napoli. E vi chiedo infatti, cari amici all'ascolto, se firmereste una petizione per far restare Dries Mertens a Napoli. Poi è chiaro, la petizione non è che è un contratto, però potrebbe essere un segnale ulteriore di amore. Te l'aspettavi questa dichiarazione totale d'amore di Dries Mertens, Luca? E poi che succede per allora, te? Me l'aspettavo dal personaggio, sì, non me l'aspettavo così. Però che Mertens si è innamorato di Napoli, no? Insomma, sappiate molto più voi di me. Secondo me, se viene a abitare due mesi anche tu dove abita lui con i soldi in tasca di Dries Mertens, sto scherzando. Mertens è uno di cuore, effettivamente lo scherzo. No, appunto, di noi. Io lo conosco solo attraverso insomma i racconti di voi che magari l'avete frequentato, che ci avete parlato. Però insomma, è uno che non si è mai tirato indietro, non si è mai nascosto, anzi, si nasconde fra virgolette per vivere meglio la città, quindi certo. Non vuole avere la pubblicità quando quella città che lui che lo ha adottato no, vuole ridargli qualcosa indietro. Devo dirti la verità, a me stamattina è tornato in mente Del Piero, fatti debite proporzioni, quando disse firmo il contratto in bianco, se cioè io alla Juve rimarrei anche con il contratto in bianco, mi sembra molto simile come presa di posizione, no? Non mi interessa. Infatti il tema è proprio quello. Non mi interessano i dollari, però c'è da capire, lui ha ribadito giustamente l'opzione a favore del Napoli con le stesse cifre dell'attuale contratto, che il Napoli non crediamo e non abbiamo segnali che possa garantire. No, noi sappiamo che non verrà esercitata. 4,5 più bonus, quasi 5, eccetera, 5 anche passa. Però c'è la possibilità, secondo te, che De Laurentiis lo confermi? Se è vero quello che Mertens dice, ovvero che i soldi non sono importanti, secondo me sarebbe delittuoso non proporre un contratto a Mertens. A me non proporlo. C'è un obbligo morale di proporglielo. Poi magari decide Mertens che i soldi offerti sono pochi e quindi contravviene a quanto ha raccontato oggi Antonio Giordano. Però arrivati a questo punto, sinceramente, non proporre il contratto a Mertens per quello che è, per quello che ha di significato e per quello che può ancora significare come giocatore, sarebbe veramente un delitto. Sì, anche per il senso di appartenenza, perché all'idea della grande classe, certo. Devo dire che serve anche quello. Poi il Napoli può rivoluzionare, ma 1, 2, 3 riferimenti anche in questo senso ma Mertens è un giocatore delizioso, straordinario, attaccato alla piazza, conosce tutto di Napoli. Cioè, allora, se il problema è un tema di ordine economico, allora io posso capire che uno si fa un problema, no? E quindi dice va bene, ma io devo fare il contratto a Mertens, magari vuole un contratto di 5 anni, 3 anni, 2 anni, 1 anno, lo vuole a 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni, vuole il premio e la firma. Se il problema non è economico e quindi diventa un problema tecnico, ma non ci si deve neanche pensare. Cioè, se il ragionamento va solo sul piano tecnico, non c'è assolutamente da fare neanche un pensiero. Caro Luca, ti faccio tre domande una dopo l'altra, tipo raffica, diciamo. La prima è su questo Julian Alvarez, sul quale c'è interesse concreto del Napoli. Hai aggiornamenti, soprattutto anche, come dire, il Napoli rispetto ad altri club più avanti, più indietro? Io non credo che sia un'operazione da gennaio. Per giugno. Sì, è per giugno, quindi siamo davvero molto in anticipo. Si cerca di giocare un po' d'anticipo, come è giusto che sia. In Italia le più interessate sono Napoli e Fiorentina, si era parlato delle milanesi, ma a noi sinceramente non risulta. Il prezzo non è banale, perché siamo intorno ai 20 milioni di euro, minimo. Il giocatore è sicuramente validissimo. Classe 2000, ragazzi, 2000. Sì. È giovane, bravo, già ha fatto vedere cose importanti, lo stanno seguendo non soltanto club italiani, chiaramente. Quindi uno cerca di mettere le fiche, il suo procuratore, il tour europeo già l'ha iniziato con 6 mesi d'anticipo, quindi oggi secondo me
dire chi è avanti e chi è indietro. È complicato. No, ma è un esercizio inutile. Inutile pure, certo, hai ragione. Però il Napoli c'è, questo è evidente. E poi ti chiedo di Nandez e di Tagliafico, tra l'altro ricordiamo 0816363663, abbiamo la possibilità di 2-3 telefonate volanti rapidissime, anzi prima Vincenzo e poi risponde alle mie domande. Se sei d'accordo Vincenzo, vai, buongiorno. Non c'è problema. Vabbè, comunque io sono sempre d'accordo con voi. Volevo farvi una domanda, però visto che l'anno prossimo Napoli velocemente avrà molti calciatori a scadenza, volevo chiedere a Luca, visto che si parla sempre di questi famosi terzini sinistri, può essere che Napoli l'anno prossimo, oltre a Gulam che va a scadenza, possa andare a mandare via anche Mario Rui per prendere un giocatore tipo Tagliafico o un Pavisi, oppure un Tagliafico o un Oliveira, cioè un giovane e più, e più uno, ho capito. E grazie. Poi volevo sapere se Barrob può essere un erede di Insigne. Grazie. Ciao Vincenzo, grazie a te. Sul discorso del terzino, a me mi rimane difficile pensare che Mario Rui possa andare via perché è ceduto dal Napoli, magari perché vuole andare via lui, non lo so, ma non credo che ci sia questo tipo di situazione. Sicuramente, andando, scadendo il contratto di Gulam, il Napoli sta cercando di lavorare lì. Tagliafico è sicuramente un'opzione, così rispondo sia a te che al nostro ascoltatore, sul quale il Napoli sta lavorando. Era previsto un incontro in settimana, se c'è stato ancora non sappiamo come è andato. L'intenzione del Napoli è prendere il giocatore in prestito, la valutazione che fa l'Ajax è tra i 6-7 milioni di euro, quindi al momento direi che non ci siamo, però le trattative sono aperte, quindi questo qualcosa vuol significare, e il Napoli sicuramente sul giocatore c'è. Parisi è un giocatore di cui abbiamo parlato tante volte nelle nostre chiacchierate, a me piace moltissimo, anche lui classe 2000, l'impatto con la Serie A è stato molto importante, è un titolare di un Empoli che sta meravigliando in questo campionato ed è un giocatore che il Napoli sta seguendo certamente al 100%, senza dubbio. Allora, poi quale sarà la coppia dei terzini del prossimo anno mi sembra difficile oggi poterlo sapere con certezza. Tantissime Barro è un giocatore, è un giocatore vero, è un giocatore vero, Bologna ci ha fatto un investimento importante sopra, per me ha delle caratteristiche un po' diverse da quelle di Lorenzo, addirittura il Bologna lo aveva preso per utilizzarlo come attaccante puro, come numero 9. È vero, è diverso sicuramente. Allora, l'ultimissima possibilità di fare una domanda, cioè via telefono, abbiamo solo un paio di minuti, 0816363663, ci sono però valanghe di messaggi per te Luca, ringraziamo i nostri amici. Allora, sempre a raffica, se sei d'accordo. Vai. Situazione portieri qual è? Secondo me Ospina andrà via, ma anche Meret, credo non abbia tanto voglia di restare, ti chiede Pasquale da Giuliano. Bisogna vedere se c'è qualcuno che offre per Meret. Ospina, io... è uno di quei giocatori in scadenza per quale una riflessione sicuramente la farei, visto quello che ha dato al Napoli. È vero. Antonio ti chiede, tanti altri, se il Napoli dovesse prendere oggi Tagliafico e deve cedere qualcuno per una questione di liste, chi gli farebbe spazio? Non lo so. È una bella domanda, effettivamente. Non lo so, sì, è una bella domanda. Perché poi Tagliafico eventualmente adesso non a giugno? Perché adesso c'è la possibilità di giugno no, cioè nel momento in cui Gulam torna a essere utile alla causa, quantomeno, il Napoli va, è un po' contraddittorio come cosa, no? Il Napoli va a provare a prendere il terzino, invece non l'ha fatto in estate quando Gulam era ancora infortunato. Per carità, è vero, però adesso magari l'opportunità c'è e aggiungo, quello sai, certo, le opportunità vanno cavalcate quando ci sono, se non si crea l'opportunità non la faccio. È vero, è vero. Poi ti chiedono di Malinowski, Barak e Zurkowski come eredi eventuali di Insigne. Malinowski, Barak e Zurkowski sono tutti diversi, un po' meno esterni di Lorenzo, infatti un po' centrocampisti offensivi più altro. Effettivamente sì. Poi vorrei chiederti, siccome Osimhen ha un contratto che scade al 2025, secondo te presto si sta già parlando di un eventuale discorso futuro? Grazie Giovanni. Io direi che prima di parlare dei contratti 2025 si può parlare di 2022 e anche 23, che c'è Fabiano, certo. No, ma siccome già ci sono quelli in scadenza 2022 mi occuperei di quelli, poi quelli di 2023 piano piano, anche quelli di 2025, per carità. Poi la programmazione è sempre necessaria, il Napoli sa che lo deve fare e alle volte ci si trova in difficoltà proprio per questo, perché magari non si è preso per tempo il problema, non si è affrontato per tempo il problema. Luca, ultima domanda proprio facile facile da Antonio: secondo il mercato quanto dovrebbe guadagnare Mertens? No, non lo so. Non lo so, non ho assolutamente idea. Vogliamo buttarci degli algoritmi. Ci sono gli algoritmi, sì. Sì, beh, ormai li fanno su tutto, figurati se non li fanno sui stipendi dei giocatori. In realtà può dipendere anche molto, in tutta sincerità, se il Napoli va in Champions League o meno. Ah, certo, non c'è dubbio. Quindi io, per esempio, se mi inviti per forza, mi costringi. Sì, ti costringo a fare una previsione, io metterei una cifra con un bonus che diventa realtà al momento in cui il Napoli gioca in Champions. Giusto. Diciamo che non può essere 4,5 più
Vogliamo fare magari lo metto a 3 più il bonus. Facciamo un'ipotesi. No, sì, sì. Non è male come idea. Manda, va, che fine ha fatto? Viene o non viene Luca? Ti chiede questo amico. Poi l'ultimissima, già siamo in extra. Ma non credo, sinceramente. Non adesso. Esatto. Atletico Madrid ha messo gli occhi, no? E anche le mani, forse, su questo terzino per giugno, ovviamente, quando scade il contratto. Luca, grazie, un abbraccio. A presto. Ciao a voi, ciao ciao. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Tra un po' parliamo ancora di più di Mertens. Allora, firmereste una petizione per consentire a Mertens, o per in modo che Mertens resti a Napoli? Ne parliamo tra un po' con Antonio Giordano e con tanti altri ospiti, anche del derby Napoli-Salernitana, a rischio per i tanti casi Covid in casa Granata. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci cari amici, vi parla sempre Dario Starnataro con Tonimo la regia. Leo da Quarto scrive: brutta designazione di Peiretto, sappiamo appunto Peiretto abiterà Napoli Salernitana, mentre sapevo che Corsato faceva il Milan, finirà pari tra Milan e Juve. Vabbè, vediamo, caro Leo, tu sei sempre molto attento e anche polemico forse sugli arbitri. Vincenzo: Fabian rinnova, al momento no, ci chiede. Poi tantissimi messaggi, devo dire, per Mertens in questo senso. Allora, dove sta? Eccolo qui. Allora, sì, io firmerei tutta la vita per trattenere Mertens, innanzitutto per quello che ha dato e poi perché, oltre alla cifra tecnica, le radici in uno spogliatoio sono importantissime. Ricordo che i grandi problemi del Napoli iniziarono quando partirono Marek e Cristian Maggio. Vincenzo sottolinea un aspetto importante che io ho detto anche prima, del senso di appartenenza, di riferimento, delle radici, come dicevi giustamente, scrivevi tu, caro amico. Allora, di che parliamo se De Laurentiis ha detto che non c'è soldi della Champions League, servono per pagare i debiti, vuole abbassare anche gli stipendi, non ci illudiamo di nulla perché a Napoli questa è la squadra che giocherà anche l'anno prossimo, non ci sarà nessun acquisto, sempre Forza Napoli, Raffaele da Livorno, ma non lo so, non credo che sia così, francamente non ci risulta. Il Napoli si sta muovendo anche su vari fronti, poi da capire questa rifondazione se partirà azzerando proprio tutti i giocatori a scadenza, quindi oltre a Insigne già andato anche ovviamente Goulam, Ospina, Mertens, Malcuì, altro giocatore a scadenza nel 2022. Poi ancora, per il panorama che vede la mattina e per la nebbiosa campagna belga con la Sperta, Mertens dovrebbe pagare lui per restare a Napoli. Ovviamente scherzo e mi auguri che resti, scrive Antonio. Antonio, non suggerire al Napoli opzioni, sto scherzando anch'io ovviamente. Mertens a vita, questo amico, prima da giocatore e poi, eccolo qui il messaggio che è saltato perché arrivano tantissimi, e poi da dirigente, Forza Napoli sempre, Giulio da Ashford, Regno Unito. Caro Beppe Incocciati, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Si parlava di Dries Mertens, non so se hai letto l'intervista a Corriere, lui vuole restare a Napoli. Anche io pianto quando sono andato via da Napoli. Anche tu, vedi? Ah, questa è una novità, non lo sapevo, sai? Eppure tu hai girato squadre importanti, Milan, Atalanta. Vabbè, ma Napoli ti entra dentro. Mia figlia è nata lì, momenti straordinari, è chiaro che poi la lacrima scende, no? Chi lavora con i sentimenti non può non essere coinvolto dalla favola napoletana. Hai ragione, noi conosciamo Beppe Incocciati, una persona vera e di cuore, quindi non ho dubbi in merito nel pensare appunto nel 91 qualche lacrima l'hai versata. Ma Mertens, questa dichiarazione d'amore ulteriore è un po' diversa, devo dire, dalle dichiarazioni, adesso non voglio fare polemica, anche perché io sono dispiaciutissimo che Lorenzo Insigne sia andato via, la cosa secondo me è stata gestita neanche bene, però diciamo che lì ha parlato Pisacane la gente, qui invece parla direttamente Mertens. Situazioni diverse, Beppe? È un rapporto, diciamo, diretto quello di Mertens con il popolo napoletano, quindi insomma non ci trovo nulla di anzi. Mi sembra che si evidenzi un po' quello che a volte nel professionismo si è un po' dimenticato, cioè quel sentimento di attaccamento, di amore nei confronti di una città, nei confronti di una società che ha dato tanto, e quindi un uomo non può non evidenziare questo tipo di sentimenti nel momento in cui gli viene chiesto. Male è quando si formalizza tutto su un binario che ha poco a che vedere col sentimento. Quindi io ritengo che lo sport, proprio perché lo si sceglie quando si è bambini, e quindi
come dire, bianchi di una vita che deve arrivare, si dimostra assolutamente che quello che prevale è il sentimento. Quindi ogni cosa... certo. Ma poi voglio dire, parliamo di un ragazzo di 35 anni che soprattutto nelle ultime partite, quando poi ha dimostrato dopo un anno un po' problematico tra infortuni vari, no? La caviglia, la spalla eccetera, di essere in buona condizione atletica, in ottima condizione atletica. Poi io dicevo poco fa anche con alcuni amici che ci hanno scritto, le radici sono importanti, cioè il fatto di trovare Mertens nel Napoli per altri calciatori che ti dice a Napoli funziona così, in questa società funziona così, in questa squadra in questo modo, credo sia importante, Beppe, no? Trovare uno di questi. Ma sicuramente sì, io sono un allenatore che mi batto molto nel cercare di trasmettere ai giocatori che ho allenato e che alleno e credo allenerò, di fargli capire quanto sia importante che dentro lo scarpino ci devono mettere il cuore più che i piedi. Certo. E questa è una cosa che determina un po' la differenza anche tra gli uomini, insomma. Quindi io ritengo che lo sport, lo ripeto, è una passione introvertibile. La passione la comanda il cuore, no? Il cervello non la comanda assolutamente. Quindi se non si ha questo non si può essere come Mertens e come tanti altri che hanno dimostrato nella loro carriera attaccamento per le popolazioni, perché poi sai, giocare con una maglia che sia quella del Napoli, del Real Madrid, dell'Inter, del Milan, significa rappresentare un intero popolo, no? Con tutti gli usi e costumi. Quindi il sentimento deve prevalere per forza, altrimenti se si pensa solo al discorso economico, credo che insomma si raffreddi un po' la pappa per tutti. E quindi io, viva Mertens, viva le persone che lavorano con il cuore. Sono d'accordo con te, lavora con il cuore sicuramente la sua professione. Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ascoltavi Beppe Incocciati, diceva che anche lui è andato via da Napoli piangendo, come altri. Ma quindi... è chiaro che il rischio che finisca così è serio, l'ha detto anche Mertens, e quindi se si vive le emozioni ti porti dentro poi tutto quello che è il vissuto, e sono 9 anni, ma fossero anche 9 giorni. Antonio, tu da grande giornalista quale sei, hai trasferito sicuramente tutto quello che dici, è la verità, no? Debitore. Sai che scherziamo spesso con te, ma stavolta non scherzo affatto, hai trasferito in maniera perfetta quelle emozioni oltre alle parole che emergono e sono emerse dall'intervista, ma qualcos'altro c'è di ulteriore, cioè che tu hai conservato, non perché non hai voluto scrivere, ma che vuoi trasferire oggi? No, io la mia preoccupazione ieri era proprio questa, cioè riuscire a trasferire sulla carta quelli che erano i sentimenti e le espressioni del viso un ragazzo che non ha assolutamente motivo di bleffare, no? Certo. Capita ogni tanto di imbattersi in interviste un po' ruffiane, spesso in calcese dico io, sì, questo invece credo è il manifesto dell'assoluta sincerità di un uomo che non deve assolutamente far nulla per conquistarsi nessuno, l'ha già fatto, l'ha fatto con le prodezze, l'ha fatto con questa sua apertura assoluta totale verso la città, questa forma di empatia che direi è scattata subito e che poi è andata sempre più diffondendosi ed è diventata l'empatia di tutti, cioè della città verso Mertens, che viene chiamato ciclo di Mertens verso la città, che si dichiara così. Esserci riuscito mi appaga, perché mi sarebbe dispiaciuto non trasferire il pensiero di Mertens alla gente nella maniera in cui Mertens l'ha trasmesso a me. E non ho conservato nulla. No, perché ovviamente, dettagli, da buon giornalista. Dettagli, sì. Allora, vado da Beppe Incocciati nel salutarlo, una domanda che va oltre Mertens, poi torno con Antonio su Dries Mertens. Non ti dico, Antonio, quanti messaggi che... Saluto con grande affetto Beppe, ricordo che la sua accoglienza straordinaria a Fiuggi, quando eravamo tutti quanti più giovani, c'era un ragazzino che ora adesso non c'è più, ancora ci fa piacere, ospite suo. E grazie a Incocciati, Diego Maradona Junior ha abbracciato Diego Grande, diciamo, ricordiamolo anche questo. Beppe, ma il Napoli dovrà avere rimpianti? Perché al completo si è confermato e si confermerà, speriamo, forte. E quindi, come ha detto anche lo stesso Mertens in questa intervista, al completo chissà cosa avremmo fatto. Oppure c'è ancora spazio per un recupero verso l'Inter? Beh, guardando un po' le prossime 2 partite, credo che insomma c'è...
di nuovo quello che significa essere, dimostrare la maturazione del gruppo, perché dopo le sconfitte purtroppo, ahimè, senza nulla togliere all'Empoli e allo Spezia, che hanno un po' condizionato in negativo il percorso del Napoli, oggi si ripresenta un'altra ghiotta occasione, credo che sia la Salernitana e Venezia subito dopo, che sono due gare importanti che dovranno sicuramente, per quello che riguarda il Napoli, dimostrare il livello di maturità, no? Sotto questo punto di vista, perché non si possono perdere dei punti se si vuole vincere, e credo che almeno non sia solo il mio pensiero dire che Napoli è la squadra che sicuramente ha tutto il necessario per poter vincere lo scudetto, a patto che insomma possa e debba sicuramente gestire meglio quelle partite che almeno sulla carta sono più semplici. Quindi l'abbiamo visto anche ieri, l'Inter abbassando un po' il livello di attenzione contro un Empoli in Coppa Italia, ha rischiato di uscire fuori dalla Coppa Italia. Quindi il professionista non incappa in queste problematiche, e credo che Spalletti stia lavorando molto sotto questo punto di vista. Se ci riuscirà e sarà bravo a riuscirci, sicuramente il Napoli fino alla fine lotterà per lo scudetto. Un abbraccio Beppe, grazie per il tuo intervento, a presto. Grazie a voi, buon lavoro a tutti, ciao Antonio. Grazie a Beppe Incocciati. Antonio, nel salutarti, poi noi ci sentiamo con te lunedì, martedì. Questo amico, tra i tantissimi messaggi che stanno arrivando, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di firmare idealmente una petizione per la conferma di Mertens. Questo amico scrive: io prendo 1.300 euro al mese, ma gliene do la metà a Dris se rimane. Che mi sembra, per dire, insomma, no? È una cosa straordinaria, gesto da fare. Straordinaria. Ma a proposito di soldi, al di là di quello che tu hai scritto e che lui ha detto sostanzialmente, può essere un problema, cioè il Napoli è un'opzione, eccetera, eccetera, non mi interessano i dollari, ma il Napoli deve fare un'offerta qualunque sia, tra virgolette, qualunque, non è che può offrire 100.000 euro ovviamente a Mertens, o quello può essere, può pesare secondo quello che hai colto? Il quantum? No, io non sto qui a fare cifre, non spetta a me farle. No, certo. Però è chiaro che bisogna fare un'offerta che sia congrua e bisogna avere... Cioè, tu hai avuto la sensazione che Mertens sa che non avrà il contratto attuale, ammesso che resti, ammesso che avrà l'offerta? Oppure questa è una cosa che non è ovviamente... No, è una cosa nella quale non mi sono addentrato. Beh, certo, troppo specifico. Non mi metto a entrare nelle tasche dei giocatori, non è giusto. E credo che però... Io ho capito soltanto una cosa, che Mertens vuole restare a Napoli. Ecco. L'altra cosa che ho capito è che Mertens è un ragazzo straordinariamente intelligente. E non lo dico perché è venuta fuori una bella intervista, lo pensavo già prima. Certo, è vero. E un ragazzo intelligente, sai, di avere 35 anni, sa che l'età è un prezzo che si paga alla borsa cambio del mercato, sa che può dare molto al Napoli, però molto di meno di quello che ha potuto dare, ma il valore della professionalità non si misura nella quantità, si misura nelle sensazioni e nelle opportunità che tu offri. Vero. E quindi questo non è un contratto, questo è un discorso sentimentale che il Napoli deve cogliere come tale, perché tale è, e che il Napoli deve valorizzare attraverso il sentimento e decidere liberamente, senza però perdere l'opportunità di avere quello che secondo me è uno dei pochi, ormai pochi, uomini bandiera. Sì. Si porta appresso 143 gol, un centinaio di assist, il primato di marcatori, una empatia totale con la città. Non faccio il dirigente di calcio, faccio il giornalista, e questo non mi vieta di pensare altro. Guai se mi limitassi a scrivere spesso sciocchezze. Mertens può essere l'attaccante, aggiungo tra parentesi, part-time, con il quale lanci poi un ponte nel futuro, facendo la cosa che non hai mai fatto, scegliendo un uomo che ti vada a rappresentare in giro per il mondo, magari, non banalmente, infatti, non retoricamente, non soltanto nei sorteggi. Per fortuna sua parla un buon italiano, ormai un italiano sì, molto anche napoletano, parla un bel napoletano e parla le lingue, e quindi è una figura. Poi Mertens ha detto un'altra cosa molto bella, che
sottolinea la statura dell'uomo. Mi piacerebbe impegnarmi per i giovani calciatori, essere una figura che non è assimilabile a quella del manager, perché ci sono 6 calciatori su 10 che quando finiscono di giocare soffrono difficoltà economiche. Ecco, si perdono un po'. Bravo. Dice a un certo tutto punto questo. Mi ha detto, ti rendi conto, 6 su 10 con questo tono sottolineato. Qua. Come per dire che mondo siamo noi e in che mondo viviamo. Antonio, grazie, un abbraccio e complimenti per l'intervista ancora. Io ringrazio Mertens. Ciao ragazzi. Grazie Antonio Giordano, Corriere dello Sport, volevamo in pubblicità, tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci cari amici, tanti messaggi che arrivano per Mertens. Questo amico scrive: a DL è una grande occasione per avvicinare la tifoseria rinnovando il contratto a Ciro. Se non lo farà, la spaccatura tra lui e i tifosi sarà più grande. Gaspare da Monaco di Baviera. E poi quest'altro amico: è bello esaltare l'uomo Mertens, però non dimentichiamo chi ci lascia senza avere colpa, anzi una ne ha, è napoletano Angelo Altore. Ma siamo d'accordo, insomma la scelta di Insigne sarebbe stata quella di restare, poi le condizioni, le situazioni non hanno portato a questo. Parliamo però anche di Napoli-Salernitana, diciamo a rischio, oggi si verificherà anche con i dirigenti della Salernitana, con il giro di tamponi, se ci sono altri positivi. La Salernitana è vicina a quella quota del 35% che porta le gare a rischiare, però parliamo anche della questione tecnica con Arturo di Napoli. Ciao Arturo, buongiorno. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere con noi, caro Arturo, hai giocato nel Napoli, ma anche da Reartù nella Salernitana. Ti chiedo soprattutto se Mertens lo terresti e quanto invece mancherà Insigne al Napoli. Beh, alla domanda di Mertens è troppo facile, ma certo che sì, farei anche uno sforzo, perché credo che lui sia molto propenso nel rimanere. Io credo, come ho letto e sentito il messaggio di quel tifoso, io credo che sia un passaggio fondamentale per dare anche qualche soddisfazione ai tifosi, insomma, perché credo che nonostante tutto credo che meritano almeno una soddisfazione, una richiesta esaudita, insomma. Per quanto riguarda Lorenzo, sì, mancherà, ma credo che mancherà anche lui Napoli. È un discorso molto complicato e molto profondo, e credo che Lorenzo abbia fatto questa scelta a malincuore da una parte, ed è chiaro che l'aspetto economico è quello che ha fatto vacillare il giocatore, ma credo che Lorenzo sia assolutamente attaccato a Napoli. Credo che lui avrebbe voluto, insomma, rimanere in eterno a Napoli, ma credo che i matrimoni bisogna farli in due. Ma il discorso è molto più ampio e molto più profondo. Io sono convinto che Lorenzo uno sforzo economico l'avrebbe fatto, ma io credo che non lo era disposto a farlo il presidente, ma per ragioni che non posso assolutamente sapere. Ma io credo che il discorso sia molto più lungo e profondo. È vero, domenica ci sarebbe o c'è, insomma, il derby Napoli-Salernitana, speriamo che si giochi ovviamente con tutto ok. Prima volta che si affrontano al Maradona o Alex San Paolo in campionato in Serie A Napoli e Salernitana. Arturo, è una situazione talmente complicata da decrittare, cioè il Napoli è chiaramente favorito, però la Salernitana con Iervolino e con Sabatini potrebbe avere un futuro in 3 anni per esempio migliore di quello attuale. Ma guarda, assolutamente sì, sono d'accordo che se una parte in Napoli, partiamo da un presupposto, che se andiamo a fare il confronto di classifica, di giocatori, di storia, è chiaro che Napoli e Salernitana non c'è questione, no? Ma credo che tutti i miei tifosi, insomma i tifosi della Salernitana, insomma, sono un dato inconfutabile, incontrovertibile, cioè, questo. Cioè. Però credo che il buon senso vada usato. Io credo che il Napoli non ha bisogno di questi aiutini, insomma, e non è certo di responsabilità loro, assolutamente. Io credo che la partita, come sembra, ed è giusto che vada rinviata, anche perché si deve dare anche, se fosse possibile, dare anche credibilità a questo campionato, perché bisogna ammetterlo, la Salernitana ha affrontato delle partite in condizioni davvero disastrose. Questo però sono le regole, valgono per la Salernitana e valgono per tutte, quindi c'è poco da discutere. Però sarebbe una bella partita e soprattutto un grande sport da vedere, soprattutto a nord, per quanto riguarda la questione della Campania e del sud, perché lo spettacolo che si potrà vedere poi allo stadio è assolutamente irripetibile in altri stadi. Quindi
È bella farla, ma farla a parità di condizioni, anche se Napoli è sicuramente quella sempre la squadra favorita. È così. Arturo, grazie, un abbraccio forte, a presto. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie ad Arturo di Napoli, ci sta aspettando già da un minuto almeno la collega caposervizio del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno. Ha ascoltato di Napoli, si parlava di Mertens, Insigne, ovviamente anche di questo derby a rischio, diceva cose assolutamente sensate, vedremo. Ovviamente c'è un protocollo, 35% di calciatori positivi portano al rinvio, stavolta senza penalizzazioni, tra l'altro ingiuste secondo me per la Salernitana, poi sarà la giustizia sportiva, se non il collegio di garanzia del CONI, a riabilitare probabilmente. E oggi capiremo, Monica, è chiaro che viviamo così, navighiamo a vista su questo fronte. Sì, navighiamo a vista, però quantomeno adesso è stato fissato un tetto chiaro, dove appunto l'intervento della ASL è come dire anche sposato in linea generale, dunque certificato. La Salernitana, come dicevi, ha 8 positivi, quindi ne mancherebbe uno soltanto per raggiungere il famoso tetto del 35%. Io mi auguro che non sia così, anche se è vero che la Salernitana giocherebbe con come dire falcidiata dal Covid, ma in questo campionato quale squadra non ha giocato in questo modo? Punto di domanda. L'Inter probabilmente, adesso non voglio fare portare male. No. Nel senso può capitare a chiunque, certo, ed è capitato già. A chiunque ed è capitato a chiunque, adesso c'è una regola e quindi speriamo, diciamo, come dire che io non so che cosa si augurano in casa salernitana, credo che si augurino che esca un altro positivo o che non se ne negativizzi neanche uno, ma non per non giocare la partita, per cercare di giocarla al meglio delle condizioni magari gli acquisti possibili. No, ovviamente certo, al meglio delle condizioni possibili, questo lo sapremo soltanto più tardi. Se ci distacchiamo da questo tema, sentivo che tu appunto chiedevi ad Arturo di Napoli, il Napoli sulla carta può tranquillamente vincerla questa partita, non soltanto sulla carta, ma io credo che il Napoli non debba più perdere punti. Ma secondo te, infatti, guarda, vado subito al dunque, il Napoli avrà rimpianti? Cioè queste gare con Spezia e con l'Empoli saranno un rimpianto per quello che poteva essere, non è stato, o c'è ancora margine per recuperare? Le gare con Spezia ed Empoli rappresentano un rimpianto, e questo in senso assoluto. È chiaro che se noi parliamo dell'ambizione massima e quindi dello scudetto, sono punti non preziosi ma preziosissimi. Se noi parliamo del posizionamento Champions, è chiaro che queste gare influiranno, ma dipende da poi come si svilupperà il resto della stagione. Per quello ti dicevo che il Napoli non può più consentirsi di perdere punti per strada. Mi dispiace che ci capiti la Salernitana, ma sulla carta, e non soltanto sulla carta, il Napoli ha tutte le carte in regola per far punti contro la Salernitana, deve far punti contro la Salernitana, perché ha ambizioni diverse da quelle della Salernitana, che sono altrettanto importanti, ma come dire, a ciascuno il suo, diceva qualcuno. Io credo che il Napoli non possa veramente perdere assolutamente più punti, perché altrimenti poi il rimpianto sarebbe enorme, e non soltanto per quella posizione alta che qualcuno a inizio stagione aveva ipotizzato in virtù della cavalcata, no, che aveva fatto il Napoli, ma che di fatto poi non è un'ambizione, come dire, plausibile, anche perché c'è una squadra che va e viaggia a ritmi sicuramente migliori in questo momento. Però il Napoli deve tenersi assolutamente sempre tra le prime quattro, e per far questo il Napoli deve vincere contro la Salernitana, non può permettersi di perdere punti, anche perché la Juventus, abbiamo visto, è tornata dietro a far sentire la propria forza, il proprio peso e la propria posizione di classifica, quindi credo che questo Spalletti lo sappia. Naturalmente Monica, qua parliamo sempre di linea teorica, perché le partite vanno giocate, poi tutte, Napoli Spezia e Napoli Empoli sono proprio esempi vicinissimi. Ma linea teorica, il Napoli non può più perdere punti per strada, ed è nelle condizioni oggi di poterlo fare, perché ha recuperato parte dei calciatori che prima non aveva. Prima di salutarti, dico ai nostri ascoltatori di andare a vedere Corriere del Mezzogiorno.corriere.it in generale, ma nello specifico per gli amanti ovviamente del Napoli c'è una
servizio molto interessante su Lozano, pizza, gelato e videogame, 10 cose da sapere sul messicano, cura proprio di Monica Scozzafava da Lozano. E ti chiedo anche di Mertens in chiusura: Lozano può essere l'erede di Insigne, e poi invece con Mertens può finire in modo diverso rispetto a come è finita con Insigne? Allora, parto dalla seconda. Io mi auguro che con Mertens finisca in maniera diversa, perché Mertens è un giocatore, è una persona diversa da certo. Insigne, perché Mertens non è cresciuto in questa città, ma in questa città, diciamo, si è sentito pienamente a suo agio al punto da considerarsi un figlio adottivo, perché Mertens ha delle capacità extra campo che vanno, secondo me, anche oltre quelle di Insigne. Quindi io mi auguro che il futuro per lui sia qui, ma non soltanto come calciatore, che è fondamentale, importante, anche quando sembra che non ci sia, lui c'è sempre e può inventarsi una qualsiasi cosa, ma proprio come figura, certo, come riferimento anche manageriale di questo club, come figura come tutor, no? Adesso non mi viene in mente quale possa essere la figura più giusta per lui, però io credo che una persona così sarebbe meglio non farsela scappare, perché può dare tanto al Napoli ancora. Vero. E quindi questo per quanto riguarda Mertens. Lozano, l'erede di Insigne, io non lo so, perché non credo che abbiano proprio le stesse caratteristiche, però certo. Lozano è un giocatore che ha un potenziale enorme, anche lui secondo me ha margini di crescita incredibili, deve migliorare naturalmente, sicuramente, insomma, può dare tantissime altre soddisfazioni al Napoli e può averle lo stesso le soddisfazioni. Sull'eredità non lo so, perché non mi sembra, a me, io non li ho mai visti come giocatori sovrapponibili. No, quello no, sono diversi, però, ovviamente nel ruolo possono giocare nello stesso ruolo. Però Lozano è un altro calciatore su cui il Napoli fa bene a puntare ancora, a insistere, a raffinarlo, a migliorarlo e a renderlo un calciatore, diciamo, importante. Solo allora Lozano eventualmente potrà anche pensare di ambire ad una squadra più grande. Intanto leggete di questo pezzo su corrieremezzogiorno.it. Monica, grazie, un abbraccio, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio, grazie. Un abbraccio a Monica Scozzafava, pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Finale di Marte Sport Live, vi parla sempre Dario Sarnataro con Luciano De Santi sulla regia. Napoli 3 aprile 48 47 48, prima volta in Serie A di Napoli Sarnitano, non l'ultima, cioè non è stata, non hanno mai giocato, non è vero, non hanno mai giocato in Serie A, diceva Fabio Damenturno, che saluto, ma ovviamente ho fatto riferimento al Maradona San Paolo, la prima volta che giocano in Serie A Napoli Sarnitana. E poi il sorriso che l'altra sera ha sfoderato Ciro nel dare il cambio a Osimhen vale più di 1000 interviste, le sue parole ci riconciliano con la rettitudine, i sentimenti e la gratitudine, cose ormai rare da Italo, bel messaggio davvero, firmerò qualsiasi cosa, Mertens tutta la vita, non posso pensare che vada via un giocatore sublime, un uomo di tale spessore, insomma un plebiscito assoluto. Carlo scrive: andranno via Mertens e Marui e Goulam, rinnoveranno Ruiz, Koulibaly e Ospina, speriamo sui rinnovi, spero che Mertens invece non vada via. Però parliamo di questo derby a rischio, ne parliamo con il collega Michele Spizzi di Storie Sport. Ciao Michele, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie dell'invito. Grazie a te caro Michele, anche con Pasquale Tina, collega di Repubblica ma della nostra redazione, per quanto riguarda le ultime in casa Napoli, con qualche buona notizia, vero Pasquale? Buongiorno. Ciao Dario, un saluto al mio amico Michele. Ciao Pasquale. Sì, la situazione a Napoli è diversa, nel senso che oggi anche Insigne ha lavorato in gruppo, quindi direi, insomma, che lui domenica ci sarà, poi vedremo, insomma, se Spalletti deciderà di schierarlo dall'inizio oppure no. Credo sia vicino al pieno recupero anche Davide Ospina, che ho già fatto personalizzato in campo, quindi tranne gli assenti della Coppa d'Africa, cioè Osimhen, Anguissa, Koulibaly e un as che però potrebbe concludere prima degli altri la sua avventura, sì, e quindi tornare a disposizione, l'emergenza in casa Napoli, insomma, sembra ormai un ricordo. Caro Michele, invece, emergenza in casa Salernitana in primissimo piano, sappiamo degli 8 contagiati, qualcun altro si verificherà, anche perché molti sono asintomatici a quanto ho capito. Ti chiedo se hai novità, soprattutto che tipo di tempistica ci sarà. Già oggi avremo notizie in più, secondo te?
Innanzitutto colgo l'occasione per salutare Pasquale. Sì, diciamo che la situazione in casa salernitana è in continuo divenire, nel senso che la situazione, al di là del fatto che ci siano adesso 8 positivi, perché poi il numero magico adesso del calcio italiano sono diventati 9 positivi, 10, fino a ieri era il numeretto magico era 13, e su questo e su quant'altro ci sarebbe tanto e tanto da riflettere, perché tutto è venuto via credo con la sentenza su Juve-Napoli, che in un certo senso ha praticamente stracciato quella sorta di protocollo con un provvedimento della giustizia sportiva che penalizzava il Napoli e che poi alla fine è stato smontato dalla difesa del Napoli, ha fatto cadere un po' il castello, diciamo tra virgolette, dell'ingiustizia a volte federale, dei provvedimenti federali. Per quanto riguarda la Salernitana è una situazione in divenire, perché i positivi al momento sono 8, ma ti dico che da un paio di giorni è monitorata soprattutto la situazione di 2 giocatori che al momento non sono positivi, ma un paio accusano sintomi che potrebbero prefigurare anche il Covid. Uno è afflitto da faringite, quindi i tamponi vengono effettuati ogni giorno. Tra l'altro oggi Colantuono, che è sempre in emergenza, dovrebbe effettuare una sorta di test con la Primavera, ma molti giocatori della Primavera in teoria adesso dovrebbero far parte del gruppo squadra della Salernitana, perché è falcidiata da positivi, infortunati, squalificati e i giocatori in Coppa d'Africa, quindi una situazione, e al momento di nuovi acquisti ancora non ne sono arrivati. Tra l'altro sarà un po' sorridere, il probabile primo nuovo ufficiale acquisto della Salernitana è un giocatore del Venezia che attualmente è anche egli positivo. Quindi è tutta una situazione davvero caotica che si aggiunge alla situazione caotica che sta vivendo la Salernitana, con una nuova società che mi sembra invece molto solida. È chiaro che dobbiamo solo aspettare, Pasquale, il Napoli è pronto, la Salernitana vediamo. Ti chiedo, Michele, prima di salutarti, se in questa situazione tra oggi e domani arriverà qualcun altro, tipo Sepe o tipo Maximovic, giocatori ex azzurri tra l'altro. Diciamo Maximovic credo che sia un po', diciamo, al momento sia una trattativa che non sia una bloccata, trattativa in sé, anche se il Genova avrebbe piacere a liberarsi del contratto di Maximovic. Però c'è anche lì il nuovo allenatore, quindi chissà, magari Maximovic ma il dice Genova, diciamo, è in una situazione iper caotica rispetto al calcio italiano, diciamo Genova in questo momento è un'isola ancora più complicata. Per quanto riguarda Sepe, potrebbe anche essere ufficializzato a breve anche l'acquisto del portiere, ma diciamo che al momento almeno i portieri della Salernitana ce li ha, quindi non è l'emergenza in sé da suturare, dove da suturare sarebbero bene altre emergenze. È chiaro che in questo momento con la società che è appena subentrata, con Sabatini che è al lavoro da qualche giorno, capirai, immaginerai, anche data il peso del direttore sportivo, anche quante proposte vengono fatte alla Salernitana e alla società, e in questo momento quindi è anche difficile aspettarsi moltissimi movimenti, sebbene Sabatini nella sua conferenza stampa avesse annunciato l'intenzione di voler chiudere almeno prima della partita col Napoli 3-4 giocatori. Credo che la situazione anche in questo caso sia in divenire. Grazie Michele, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Voi. Grazie a voi. Grazie a Michele Spiezia, Storia Sport. Pasquale, scelte di formazione stavolta ci sarebbe l'abbondanza, direi che il condizionale è d'obbligo, anche la Scaramanzia, perché poi tutto può accadere. No, con... sperando che siamo ancora giovedì, chiaro, insomma, chi ci ascolta può fare gesti scaramantici, tu no, perché ti vedono in televisione. Esatto, no, no, su canale 655 lo facciamo, però è chiaro che si va verso la conferma grosso modo del blocco visto a Bologna, magari Insigne rientra, magari Osimhen. A proposito, Osimhen, sì, Dario, potrebbe essere questa la novità, appunto, Osimhen dal primo minuto potrebbe essere una novità. Io non credo che la formazione si discosterà molto dalla formazione che ha vinto a Bologna, considera che c'è anche una settimana tipo. Esatto, le variabili potrebbero essere Osimhen davanti e magari Insigne a sinistra, anche se fai solo di fatto oggi domani 3 allenamenti con la squadra, quindi Spalletti potrebbe pure decidere di confermare Elmas a sinistra con Lozano a destra. Poi c'è Politano anche, ovviamente, sì, c'è anche Politano, però ho la sensazione, poi magari verremo smentiti proprio domenica, Spalletti vuole che uno dei due esterni offensivi dia una grande mano fase, diciamo, di non possesso. Insigne lo fa, Elmas lo fa, la coppia Politano Lozano meno, tant'è vero che di solito giocano in alternativa. Noi a Bologna pensavamo giocassero entrambi con Lozano a sinistra, invece poi Lozano ha giocato a destra e ha fatto molto bene, quindi penso che Elmas Lozano
però adesso hai anche Insigne che è un recupero importante e magari chissà, vedremo insomma nei prossimi due allenamenti, venerdì e sabato, vedremo che cosa deciderà Spalletti. Osimhen mi è sembrato in crescita, anche qui c'è da fare una valutazione perché ha fatto 20 minuti, bisogna capire se rischiarlo e farlo giocare già dal primo minuto, magari aumentargli il minutaggio nel secondo tempo. I 20 minuti che abbiamo visto a Bologna, al di là insomma dell'errore commesso, diciamo, l'occasione che si è creato, però hanno mostrato un giocatore molto determinato, secondo me anche poco spaventato dai contrasti, dal gioco aereo, quindi potrebbe come dire giocare ancora. Pasquale, grazie, un abbraccio, buon lavoro. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie al nostro Pasquale Tina. Allora, tantissimi messaggi, vi ringrazio tutti, non sono riuscito a leggerli. Qualcuno ci chiede anche di Amazon, Bezos, a noi non risulta questa situazione, che monitoreremo, ma non risulta al momento. Però chiudiamo, prima di lasciare amici di Very Good, Vincenzo Onestis prontissimo, ringraziando Tony Molai, Luciano De Santis regia, questo messaggio tra i tanti che sono arrivati su Mertens: al di là del fatto che resti, io farei a Mertens la cittadinanza onoraria per l'amore dimostrato alla maglia e alla città intera. E io sono d'accordo con te, caro amico, poi a prescindere dal fatto che resti o meno, speriamo di sì. Da parte mia, Dario Sorrentino, è tutto, vi lascio a The Very Good. Stasera torniamo alle 19 con Marte Sport Live della sera. Ciao a tutti.